migliore in campo per l'Arezzo, però sicuramente, come dire, c'è grande amarezza per questa sconfitta. Cosa non è andato in questi 90 minuti? Ma diciamo che c'è grandissima delusione all'interno dello spogliatoio, perché comunque oggi ci tenevamo a fare una grandissima partita, a regalare una soddisfazione ai tifosi che sono accorsi anche numerosi oggi. Cosa non è andato? Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo lottato fino al 90esimo, soltanto l'episodio del calcio d'angolo ci ha condannato. I tifosi che alla fine hanno fischiato, non era una partita come le altre, questo se ne era parlato molto in settimana. Ti chiedo se questa sconfitta in un certo senso può anche appannare comunque quello che è stato fin qui il vostro cammino. Ma i tifosi giustamente ci hanno fischiato perché sappiamo quanto ci tenevano a questa partita. Per noi non è una partita come le altre, onestamente, perché la partita col Siena è una partita che ad Arezzo è molto sentita. Volevamo, ti ripeto, regalare una soddisfazione, ma questo non deve essere un motivo per mollare. Anzi, noi abbiamo altre 5 partite, dobbiamo onorare al meglio il campionato, dobbiamo fare ancora tanti punti. Ce ne mancano ancora 3 per la matematica salvezza. Il gol che manca da 5 giornate, ormai lo diciamo, no, la difficoltà a far gol è un po' il tallone d'Achille di questa squadra. Ne parlavamo prima anche con Feola, più una questione di testa, di convinzione. Cosa vi manca negli ultimi 20 metri? Ma questo non lo so, però oggi abbiamo creato, non siamo stati fortunati sul tiro, i tiri di Tremolata non sono entrati, quel colpo di testa di Mendicino alla fine è un colpo di testa che poteva andare benissimo dentro. Sì. Per ora 5 partite senza gol, quindi significa che dobbiamo tornare al gol, dobbiamo lavorare per tornare al gol quanto prima.